Buongiorno a tutti, volevo condividere con voi alcune idee che sono arrivate durante il workshop. Devo dire che non si tratta di idee mie, si tratta semplicemente di qualcosa che ho raccolto non solo nel nostro gruppo, ma anche in altri gruppi. E in questo senso è proprio una serie di idee collettive. Partiamo dall'idea, sempre parlando a proposito delle cave di San Nicola, di creare qualcosa di interessante, qualcosa che Gilles possa trovare anche utile nella prosecuzione del suo personale studio. Se noi consideriamo una cava, la prima cosa che possiamo osservare è che una cava è qualcosa da cui si prende, la creazione di un vuoto, come nelle cave attive, come in questo esempio che è uno proprio dei più caratteristici. Le cave attive, la creazione di un vuoto, è anche la creazione di un problema, come riempire il vuoto che si è creato? La risposta più comune è proprio quella di riempirla con i rifiuti, creando una discarica. È interessante anche ricordare che discarica nel termine inglese è proprio landfill, che vuol dire proprio riempire la terra. Ed un rifiuto, se noi consideriamo l'etimologia della parola, è quello che nessuno vuole. E in questo caso, in questa foto, non ci sono naturalmente solo rifiuti veri e propri, c'è anche un essere umano, perché la nozione di rifiuto la possiamo espandere anche a tutte le persone che vengono rifiutate dalla società o anche alle idee stesse. E in effetti la concezione di rifiuto varia a seconda del campo. Se noi consideriamo ad esempio una coltivazione, una monocoltura come questa, possiamo dire che se la monocoltura è quello che vogliamo, vogliamo dunque unicamente quella pianta, tutto il resto diventa rifiuto e quindi anche in questo caso quelle che verrebbero chiamate infestanti. Dunque, le cave di Borgo San Nicola, considerando questo concetto, le dobbiamo considerare ancora vuote? O sono già piene di rifiuti? Non stiamo parlando naturalmente dei rifiuti tradizionali che pure ci sono, ma di qualcos'altro. Nelle cave possiamo dire che si sono radunati, sono caduti per gravità e per biologia, tutti quegli organismi che sono stati rifiutati dal territorio intorno. Solo qui hanno trovato un punto in cui esistere. Possiamo definire quindi le cave di Borgo San Nicola come delle discariche genetiche, delle vere e proprie discariche della biodiversità, la biodiversità che viene rifiutata dalla nostra civiltà. E questo può essere un punto molto interessante per creare una sorta di shock anche nelle persone a cui trasmetterlo. Se consideriamo un classico grafico del valore, dovremmo porre le cave di San Nicola, secondo il valore economico, nel punto più basso di un grafico di questo genere. Eppure, dal punto di vista della biodiversità, il grafico è totalmente al contrario. Le cave di Borgo San Nicola sarebbero nel punto più alto, che poi è proprio quello che ci ha insegnato Gilles Clément con il valore del terzo paesaggio. Questa è un'immagine che ritrae Gilles Clément qualche anno fa, in maniera sicuramente molto evocativa, all'interno del suo giardino, ovvero paradiso terrestre della biodiversità. Come trasmettere però questa inversione di valore alla gente? Gilles è proprio partito da quel giardino, la Vallée, e da lì ha iniziato un suo percorso. Un percorso che anche strutturalmente si è snodato poi attraverso quelli creati in Parc Citroën, attraverso i giardini seriali che poi finivano in un grande giardino in movimento. E poi, attraverso altri percorsi di questo genere, è arrivato a dare il valore massimo della sacralità, dell'inviolabilità del territorio, fino al, diciamo, al muraglione di Parc Matisse, che è anche una barriera fisica e che però lancia una sfida. È possibile in qualche modo creare un racconto, una relazione che permetta sì di rispettare uno spazio inviolabile, ma anche di passare oltre, perché ci sia una commistione tra la persona che si ferma in quello spazio e quello che c'è al di là, un modo realmente per ripensare la nostra civiltà attraverso di esso. Noi abbiamo esempi di muri che hanno caratteristiche particolari. Questo è il famosissimo muro del pianto di Gerusalemme. E in questo caso non è un muro che separa da qualche altra cosa. Dietro al muro non c'è praticamente nulla. Quello che delimita il muro in questo caso non è uno spazio esteriore, ma è uno spazio interiore. Attraverso il muro le persone che vi si avvicinano hanno il contatto con il proprio spazio interiore. Ne escono appunto arricchite, proprio perché esprimono un contatto con quel muro. Quindi dobbiamo riuscire in qualche modo, e questo è forse
diciamo, il nostro compito in questa occasione, che si presenta unica da questo punto di vista, a rendere esplicita una relazione con il limite fisico che pure c'è nelle cave e deve essere sottolineato per ragioni di sicurezza. Dobbiamo riuscire a trovare un modo affinché si possa creare lo spazio interiore di relazione all'interno delle persone con il terzo paesaggio che è nelle cave. E qui possiamo avere un altro esempio. In un bellissimo libro che si chiama The Language of Landscape, di cui il nome dell'autrice non ricordo mai, c'è l'esempio del tempio di Ise. Tutti i templi shintoisti sono realizzati in un modo un po' particolare. C'è un lungo percorso di avvicinamento in cui viene contemplato sia un percorso effettivamente lungo fisicamente, ma anche molto faticoso con gradini e quant'altro. Si passa sotto diversi cancelli e diverse recinzioni fino ad arrivare a un momento in cui ci si ferma. Non si è arrivati all'oggetto del tempio. L'oggetto del tempio sarà sempre sconosciuto. Alle persone normali non è concesso avvicinarvisi. Tuttavia le persone si avvicinano a quest'ultima porta, che ha anche uno schermo in seta, ed esprimono la propria riverenza davanti a questo, appunto, limite invalicabile per loro. Diceva l'autrice nel libro che è riuscita ad entrare attraverso questa recinzione proibita, ma non fino al cuore stesso del tempio, che nulla è altro che non una foresta primigenia, un paesaggio non toccato dall'uomo. E diceva comunque, lei che è riuscita a passare una delle recinzioni ultime, che veniva colpita soprattutto dai suoni, da questo rumore di una monetina che veniva lasciata in una cassetta, cui seguivano due battiti di mani, un silenzio e poi un ultimo battito di mani. Nello spazio dei silenzi c'erano in realtà gli inchini che fanno le persone davanti al tempio. Questo inchino esprimeva una relazione. Dopo l'inchino le persone si girano e vanno via. E tuttavia non sentono di essersi fermato. Qualcosa di loro, sia la monetina, sia la riverenza verso il posto, è andato oltre e li ha connessi per sempre a quello spazio. C'è stata una connessione tra lo spazio inviolabile esteriore e lo spazio interiore che si è sacralizzato. Fermarsi alla soglia del sacro creando una relazione, uno spazio interiore per un luogo inaccessibile. La nostra sfida in questa occasione si fonda tutta qui e dobbiamo riuscirci nel prossimo workshop di novembre. Questo è proprio un esempio in un altro tempio shintoista del punto in cui viene lasciata la monetina. Questo lasciare una monetina in realtà è qualcosa che si vede anche in altre situazioni. Ecco ad esempio la Fontana di Trevi, una nostra caratteristica italiana, ma è anche nei Pozzi dei Desideri che ci sono sparsi in tutta Europa. Naturalmente però a questo punto viene una domanda, ma ha senso lasciare una monetina? Che cos'è di valore? Cos'è ricchezza nel nuovo modo di pensare che si vuole creare? Se vi ricordate, con Rosario all'inizio ci siamo posti il problema: cosa possiamo dare agli abitanti nascosti delle cave di Borgo San Nicola? E Rosario disse una cosa molto semplice: possiamo dare altra biodiversità. Per una specie animale, avere più fonti di nutrimento attraverso un aumento della biodiversità è la miglior possibilità per la sopravvivenza. E quindi, se le monete che erano il vecchio modo di pensare sono la vecchia ricchezza, non ci resta che considerare la nuova ricchezza, il nuovo punto di contatto, come nei semi, dei contenitori di geni, di biodiversità. E quindi, come possibilità, potremo prendere in esame e lanciare dei semi e non monete. L'atto di lanciare, lasciare, donare è il contrario di quello che abbiamo visto all'inizio. Vi ricordate la cava come un luogo in cui l'umanità prende? Adesso possiamo considerare questo, che abbiamo chiamato una discarica di biodiversità, come il luogo invece in cui l'umanità si ferma per dare e per riflettere, creando un atto sacro. Questo è un altro esempio: sempre nei templi shintoisti si usa una freccia con legata una preghiera all'estremità che viene lanciata verso un bersaglio. Il passaggio della freccia con la preghiera crea, per l'appunto, secondo la tradizione shintoista, una condizione favorevole per le persone e i luoghi. Naturalmente noi non arriveremmo a pensare a una qualcosa del genere, ma qualcosa di molto più semplice, però è importante pensare alla ritualità collegata, la creazione di un nuovo rito. Invece di lanciare una monetina ed esprimere un desiderio, lanciamo dei semi esprimendo un desiderio
e in questo modo creiamo una connessione verso il futuro dell'umanità. In modo più semplice, questo era una cosa che era presente anche nello studio degli altri gruppi, sono proprio queste palline di semi che sono tipiche del guerrilla gardening che si sta mano a mano diffondendo. I semi sono preghiere essi stessi perché sono una speranza, la vita che si rinnova. Pensate ad esempio se una persona ha vissuto nell'infanzia magari un rapporto speciale con un albero o con una pianta, magari può avere il desiderio di prendere un seme da quella pianta e unirlo con un po' di terra e portarlo lì. Oppure possono esserci delle palline di semi già preparate da altri. A me veniva molto in mente, sempre tornando al tema della discarica, che oltre a quella biogenetica, lì ne abbiamo altre due. Le case popolari, che sono una discarica in un certo senso, perché vogliono tenere insieme delle persone solo perché sono diverse per censo sociale, e il carcere, che è un'altra forma di discarica, forse la peggiore che abbiamo in Italia, insieme ai centri di accoglienza per gli immigrati. Potrebbe anche esserci la possibilità che queste palline dei semi vengano preparate dai carcerati, riabilitando nella mente anche il concetto che abbiamo di queste persone, oppure lo stesso per quanto riguarda le case popolari, nel riscoprire, nel ridare valore alla biodiversità della cava, stiamo anche dando valore a tutto ciò che non viene considerato nella nostra civiltà. Sì, però rimane una domanda. Nel caso dei templi shintoisti, tutto ciò è accompagnato anche da suoni. I suoni sono molto importanti per noi nella creazione di un rito. E il clap delle mani, il battito delle mani, dov'è il suono che dà potere alle nuove narrazioni, alle storie che vogliamo costruire? E qui ci ritorna in mente sempre la storia dei rifiuti. Vi ricordate quando Gilles ha visto i rifiuti? La prima domanda che ci ha posto è: ma esiste magari la possibilità di utilizzarli in un modo positivo, questi rifiuti? Non possiamo fare qualche cosa che permetta di rendere anche questi rifiuti utili alla nostra narrazione? E questo si riallaccia con un'altra citazione letteraria. Adesso vi lascio qualche secondo per leggere questa citazione, giusto perché magari qualcuno che conosce il libro da cui è tratto potrà riconoscerla. Forse qualcuno di voi l'ha riconosciuto, questo è tratto da un libro, scusate la mia pessima pronuncia inglese, molto famoso, che è Even the Cowgirls Get the Blues, e che da cui poi è stato ricavato anche un film, anch'esso piuttosto famoso, anche se il titolo non era molto rispondente, di Tom Robbins. È molto divertente questa citazione perché praticamente fa riferimento a quello che nel libro viene chiamato The Chink, che sarebbe più o meno equivalente al muso giallo, un giapponese sfuggito all'interno degli Stati Uniti che viene per così dire adottato da una tribù di nativi americani, la tribù dell'orologio, i quali non sono altro che un insieme di diverse etnie di nativi americani che dopo il terremoto di San Francisco che portò alla distruzione della città, rimasero colpiti dal fatto che i bianchi ricostruivano esattamente dove c'erano i palazzi che erano stati distrutti. Colpiti da questo, decisero di andarsene da questa pazzia, nota come la civiltà, e di rifugiarsi nel deserto, creando una sorta di orologio universale che batte senza una regolarità, un orologio verso quella che potremmo chiamare sia l'Apocalisse, loro la chiamano anche così, ma che loro chiamavano in maniera più specifica l'età della gioia, cioè un cambiamento in cui la civiltà, viene vissuta in una maniera diversa. E quindi questa è un'idea molto interessante, un orologio del tempo universale che abbia un po' qualche richiamo a quello lì di cui si diceva, realizzato con i rifiuti. E questo si ricollega anche molto a quello che aveva fatto Tony con i rifiuti legati ad una corda e al mazzolino di fiori. Io l'ho immaginato così, come in questo breve filmato, ma naturalmente potrebbe assumere qualsivoglia altra forma. L'ho immaginato circondato da 12 canne di alluminio, tubi di alluminio, dico canne perché ricordano un po' le canne dell'organo, e la persona che dopo aver lanciato i semi lo muova genererebbe dei suoni armoniosi, sì, ma totalmente casuali, diversi da momento in momento.
Sempre per creare un attimo particolare in cui si riconsidera la strada che stiamo percorrendo. Andrebbe sistemato su un qualsiasi lato accessibile delle nostre cave. Io l'ho messo nel punto che probabilmente è più facilmente accessibile. Ci sarebbe da ripulire un minimo sentierino fino al punto in cui creare questa installazione, che potrebbe essere temporanea, quindi anche con pali di legno per rendere più semplice, quanto anche permanente. Questa naturalmente è solo un'idea. La cosa importante su cui vorrei che riflettessimo e su cui magari anche Gilles potrebbe riflettere, perché da lui ci aspettiamo molto, come è naturale, è trovare una soluzione. Altre due che mi sono venute brevemente in mente sono per esempio il fatto della cava, come noi abbiamo chiamato cava madre, ma questo si riaccosta anche con la dea madre, la dea della fertilità, la dea che accoglie nel grembo le cave vissute come un grembo femminile, da cui poi viene generata e allevata la vita che si può diffondere tutto intorno, e quindi c'è tutta una simbologia legata alla Dea Madre che vi ricordo il cui centro di culto principale era proprio la Puglia. Da quanto ci dicono gli archeologi, dalla Puglia questo rito si è diffuso nel resto del mondo e noi ne avevamo ancora resti. E me lo ha ricordato questo Gianluigi quando parlava dei culti dionisiaci, che sono uno dei resti di questo culto della Dea Madre. Ma ancora, considerando quelle sorte di muraglie che sono i muri lungo la strada asfaltata tra le due cave, quello lì mi ha ricordato, insieme al lavoro che ha fatto Gilles Clément al Parco Matisse, mi ha ricordato molto i muri di Uluru, Ayers Rock, la roccia sacra degli aborigeni, decorata con immagini stilizzate di animali del tempo del sogno. E quello anche perché per noi è un sogno, in questo caso non del passato, è un sogno del futuro. Quindi potremmo anche utilizzare quei muri per rappresentare la biodiversità in maniera molto libera, proprio perché è una biodiversità, una ricchezza che noi stiamo portando al nostro interno. Ricordiamoci che il tema reale qui è realmente il riflettere la zona sacra che vediamo all'esterno, la zona inviolabile, portandola al nostro interno. E questa è un'ultima citazione, tratta da un libro che è interessantissimo, sebbene scritto in maniera semplice, che è proprio Ismael di Daniel Quinn, un libro che non si trova in libreria perché non lo ristampano più. Io ne ho una copia come PDF, per cui ve la fornirò molto volentieri e lo leggerete, penso, anche voi con molto interesse, perché si ricollega a tutto quello che abbiamo detto durante il workshop e lancia delle idee molto interessanti. All'inizio del libro c'è proprio un cartello con questa frase: senza l'uomo il gorilla avrà qualche speranza? Ed è una frase difficile da capire, perché può essere ambivalente. Alla fine del libro, dietro lo stesso cartello, appare un'altra frase: senza il gorilla, l'uomo avrà qualche speranza? Allargando il senso, spostando dal gorilla a tutte le specie rare, potremmo dire: senza l'uomo le specie rare avranno qualche speranza? E anche: senza le specie rare, l'uomo potrà mai avere qualche speranza? E questa è la chiusura di questa breve presentazione. Queste sono le ofris, le specie rare che sono state fotografate nella cava lungo questo percorso. E questo è per la nostra idea per novembre. Un'idea del tutto libera da sviluppare, ma in cui veramente c'è questa possibilità innovativa che potrebbe essere interessante anche per Gilles. Il limite riflesso all'interno delle persone che lo vedono, che diventa in realtà lo spazio sacro.